Bentornati ragazzi, quella di Footy Tele Channel e siamo qui con due nuove sfide di creazione. Bene, sì, siamo tornati finalmente con due nuove sfide di creazione. Era un po' che me lo chiedevate. Ho finalmente avuto il tempo di farmi queste squadre e di portarvele. Quindi abbiamo tournée Nord America e tournée Sud America. La prima è presa come base, quindi una squad leader challenge abbastanza semplice, e l'altra come avanzata. Quindi andiamo con la tournée Nord America con quattro formazioni, anche in quella Sud America saranno quattro formazioni. La prima era con due giocatori del Canada, ho preso questi due canadesi, acquistato uno a 200 e l'altro a 300, e poi il resto l'ho fatto con giocatori o che avevano il club o comunque, no, anzi no, tutti pagati 150-200, solo un primo proprietario, questo terzino destro. Quindi ragazzi, una squadra veramente easy da fare, non vi devo andare a far vedere tutti i nomi. 5 giocatori dello stesso campionato, quindi ho messo tutti inglesi di Eng 3 o Eng 4 o Eng 2, quindi Football League 1, Football League 2 o FL Championship, e poi i due canadesi, tra l'altro questo qui dell'FL Championship, così faceva intesa anche col difensore centrale. Quindi questo è abbastanza easy come squadra, quindi andiamo a inviare, anzi prima vi faccio vedere i nomi dei due canadesi, sono Adekugbe e Chapman, gli altri li prendete veramente come volete voi. Quindi comunichiamo la rosa. Andiamo avanti con la seconda squadra, quella del Messico. Il Messico aveva 4 giocatori del Messico, 4 nazionalità e valutazione 63, intesa 90, abbiamo fatto 96, quindi abbastanza easy anche questa. Ho preso 5 giocatori del Messico e non 4, tanto mi sono costati veramente poco. Questo era il primo proprietario, questo 200, quest'altro Navarro 200, Gama 200 e Gonzalez 200, quindi mi sono costati veramente poco. Altri due argento sono questo Barry che avevo già nel club, che non costa tanto, e del Funeso che ho preso all'asta a 150, e poi quest'altra difesa tutta bronzo, tutte prese a 150, 200, no, tutti 150 all'asta, quindi veramente non costano niente nemmeno questa sfida. Queste quattro sfide costano veramente pochissimo, quelle avanzate costeranno un po' di più. Quindi comunichiamo anche questa rosa e andiamo con la terza, per gli Stati Uniti d'America, United States of America. Andiamo con 5 giocatori degli Stati Uniti e 5 della stessa nazione al massimo. Quindi ho deciso di mettere 5 statunitensi, 5 italiani e il portiere Vicani del Kosovo. Ok, del Kosovo. Ho fatto quindi MLS con questo terzino sinistro, avevo già nel club. Questo centrocampista centrale ho pagato 450, quest'altro 150, questo 200 e questo 150. Questo qui lo potete pagare anche meno, penso. Però vabbè, ormai ce l'avevo già nel club, quindi ho messo lui. Poi ho messo Donadel, che è molto importante, che avevo già nel club, ma costa intorno ai 900 se non sbaglio. L'unico, forse il giocatore che costa di più di tutte queste quattro sfide. E poi tutta Serie B, tutti pagati 150 all'asta, come potete vedere. Potete prendere veramente chiunque, basta che arrivate a 68 di valutazione, quindi magari andate sugli argento e il bronzo mettete questi con 63, che sono quelli più alti di overall, così l'overall non vi si abbassa troppo. Quindi andiamo a inviare anche quest'altra rosa, ci danno un pacchetto oro, quindi buono. Andiamo con l'ultima, che è America Centrale, quindi qui dovevamo utilizzare un giocatore del Costa Rica e uno tra Panama e Honduras. Ho messo un giocatore dell'Honduras, che è questo Garcia, sì, Devron Garcia, che costa 400, quindi veramente era quello che costava meno tra Panama e Honduras, e poi questo Minor Esco del Costa Rica, che sono riuscito a trovare a 200, penso costi leggermente di più, però anche lui penso 400. Poi, visto che questo Esco è della Tippeligaen, ovvero del campionato norvegese, ho fatto un po' di campionato norvegese, al massimo ne potevo mettere 6, quindi ne ho messi altri 5, e poi ho fatto un po' di sudcoreani che ci stanno sempre bene. L'intesa deve essere 85, siamo arrivati a 92 senza alcun problema, e quindi questa ve la potete fare perché è senza valutazione, quindi prendete veramente quelli che vi costano meno. Io questo avevo come primo proprietario, gli altri li ho tutti pagati 150 ragazzi, lui 200, ma perché era il costaricano. Quindi andiamo a inviare questa rosa, ci hanno un pacchetto solo giocatori, quindi perfetto. Completiamo quindi la tournée del Nord America. Buono, questa era easy perché era anche di livello base. Ci hanno un pacchetto oro premium maxi. Poi apriremo tutto e ci danno anche questo stemma del popolo. Vabbè, non è brutta come maglia, magari la utilizzerò. Andiamo con la tournée del Sud America adesso, che costa un po' di più. La prima, ve lo dico, non costa veramente niente, 3.000-4.000 crediti. Questo qui in totale costa sui 30.000, quindi diciamo che per arrotondare facciamo con 40.000 crediti, vi fate tutto.
L'Argentina dovevo mettere 5 giocatori dell'Argentina, 4 nazionalità, 4 dello stesso campionato, 7 giocatori cari. Questa è una di quelle che mi è costata meno, come vedete Correa 800, Calleri, l'avevo già nel club, non costa niente, Lanzini, idem, Acosta 900, Acosta, Martinez 400, Jacob 800, Ayew 800, Skrtel 850, Kjaer 800, Cejur l'avevo già nel club e Demirel 750. La squadra non costa così tanto, andiamo con 98 di Intesa, quindi perfetto, 80 valutazione quanto serve. E andiamo con i carri rosa, tra l'altro ci danno 1000 crediti indietro, più un pacchetto giocatori oro premium, quindi not bad, un pacchetto da 25k. Andiamo con il Brasile, che è quella che mi è costata di più. Eh sì, è quella proprio che mi è costata di più, costa più di 10.000 crediti questa squadra, quindi mentre le altre 6.000, 7.000 ve la cavate, questa 12.000 crediti penso. C'è un cambio posizione a Rafael che è a T, l'ho messo a TT ma non mi ricordo quanto costa, penso poco, l'avevo già nel club quindi non l'ho comprato. E questa squadra tra l'altro ha bisogno della fedeltà, ebbene sì, perché se la fate arrivate a 84 di Intesa con il cambio di posizione a Rafael. Dovete fare le vostre 10 partite e arriverete a 95 di Intesa. Come vedete io ho fatto le 10 partite. La squadra se per sé non costa tanto, c'è Hart che costa 2300, Cahill 1500, gli altri sono più monetario, Tyson 1500, Pato 1000, Rafael 1300. È che la valutazione deve essere 81, quindi ci deve essere qualche giocatore di overall abbastanza alto. 9 giocatori rari ce li abbiamo tutti e 9, quindi andiamo a comunicare anche quest'altra cosa. Ci danno altri 1000 crediti indietro, quindi molto buono. E un pacchetto mega, ragazzi, un pacchetto da 35k. Poi apriremo veramente tutto, speriamo di trovare qualcosa. Andiamo con la Colombia. Qui abbiamo 3 giocatori della Colombia che sono questo: David Silva, che non è David Silva, quello del City. Vladimir Hernandez nella sua versione upgrade, ma penso potete anche azzardare la sua versione argento, non so quale costa meno, avevo già quello nel club, e Dairo Moreno, anche qui avevo già un po' di giocatori nel club, però l'intesa era 95, questa è intesa 100, quindi ragazzi ce la fate easy. Qui ho messo Hermann e Risse come due tedeschi, ho messo Denis Suarez, ho messo Castillejo, che vedrete anche nella prossima sfida, quindi ne ho dovuti comprare due, Alvaro, e poi una difesa della Serie A con questa tripla intesa tra Silvestre e Viviano per darmi piena intesa. Quindi arriviamo a 79 valutazione, 100 di intesa, perfetto, possiamo comunicare la rosa, ci hanno altri 3.000 crediti, quindi un po' di crediti ce li rifacciamo perché 5.000 crediti già ce li siamo rifatti solo con i crediti liberi e poi abbiamo un monte di pacchetti da aprire. Andiamo con l'ultima sfida con l'Uruguay, però prima adesso devo riprendere il mio Castilleo che ho nella lista trasferimenti e metterla in questa rosa. Quindi per il momento abbiamo 8 pacchettozzi belli belli da aprire. Godo, godo, godi. Vai Castilleo, vai nel club che sei pronto ad essere scambiato. Avanzate, tornei Sud America, torniamo all'Uruguay, che è l'ultima sfida, e andiamo a rimettere Castilleo proprio qua. Quindi andiamo a cercare Castilleo, eccolo, perfetto, 80 di over, ma abbiamo la sua versione upgrade 81, 79 di azione, 95 di intesa, precisi precisi nei limiti. Abbiamo preso questi tre uruguagi che sono Fabrizio Buschiazzo, bellissimo Buschiazzo, Menosse, e poi abbiamo il portiere che è Campana, Martin Campana, Valenziaga a sinistra, Rui Garcia, primo proprietario. Quindi ragazzi, penso fosse l'unico, no, anche Immobile primo proprietario. Poi abbiamo Cigarini, André, e Almeida e poi Corona e il nostro Castilleo. Ovviamente per questa sfida avreste bisogno di due di fedeltà, perché come vedete ho 95 di intesa, però ho due primo proprietario. Però se scambiate di posizione, cioè se mettete alla sinistra Castilleo e se mettete CC Garcia, ce la fate con l'intesa senza la fedeltà. Quindi decidete voi se volete spendere qualche credito in più per cambiare posizione o se volete spendere meno e quittare le vostre 10 partite. Quindi andiamo con altri 2000 crediti, ci siamo rifatti 7000 crediti solo con i premi liberi e poi i giocatori Euro Premium. Abbiamo finito anche quest'altra sfida che ci dà, attenzione, un pacchetto giocatori rari e quest'altra maglia abbastanza carina, un po' particolare, un po' futuristica. Quindi andiamo con il nostro pack opening incredibile, 10 pacchettozzi assurdi. Andiamo ad aprirli tutti quanti, quindi iniziamo con un pacchetto solo giocatori, subito, veloce, bam bam bam. Il giocatore raro non è oro, quindi non ci interessa. Invierò tutto al club, poi ci penserò più tardi a vendere i vari giocatori. Quindi andiamo a inviare loro, lui lo invierà alla lista trasferimenti, Longaricci non ci interessi,
Andiamo con un pacchetto oro premium, un pacchetto 7500. Adesso troviamo qualcosa. No, il giocatore raro non è oro. Cioè no, non c'è nemmeno un giocatore raro. Quindi ottimo, Teoreo, Fontas, MLS, non, vabbè, questi qui scarto e il resto invio al club. Yeu, che abbiamo utilizzato il fratello. Quindi ottimo, pacchetto oro premium maxi, pacchetto a 15.000, si inizia a sentire la succosità di questi pacchetti. Questo è Gradel, non ci interessa Gradel, non mi interessa Gradel, mi fa cagare Gradel. Vendel, ottimo, va bene. Canensis, Canensinis, forse vale qualcosa. Gradel inviamo al club, allora lista di esperimenti, questo è lo scarto perché non mi interessa. Andiamo con il pacchetto oro rari. Pacchetto a 25.000 crediti? Sì, sì. Anzi no, apriamo questo pacchetto giocatori argento che è veramente proprio orribile. Orribile, non ci interessa proprio, guarda. Chi se ne frega dei giocatori argento. Andiamo al club. Poi andiamo con un altro giocatore argento premium. Attenzione. Oh, non ci credo. If è una bug assurdo. Argento, if argento. Ma che diavolo. Vabbè, quanto vale? Niente. Cioè, tipo 5.000 crediti. 7.000, niente, vabbè, meglio che niente. Oh. Inviamo tutto al club e si blocca il gioco, perfetto, devo riavviare l'applicazione, ottimo, si blocca ultimamente, penso sia un problema mio. Ok, siamo tornati, ecco qui i nostri giocatori, il nostro if che inviamo al club, e quindi andiamo con gli ultimi 5 pacchetti, ancora c'è roba da aprire, quindi abbiamo un pacchetto oro rari, pacchetto mega, pacchetto giocatori rari, pacchetto oro premium, andiamo con questo pacchetto oro premium. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Oh, un verde! Assurdo, primo nipo in verde, un anno, buono. Potremmo anche utilizzarlo per la sfida di San Patrizio, poi decido. Loro li inviamo al club, loro tutti i doppioni inviamo alla lista di trasferimenti. Quindi un if, un verde, un man of the match adesso serve. Quindi andiamo con un pacchetto oro rari. Vediamo se troviamo qualcosa, attenzione! Mamma mia! Niente di che. Abbiamo trovato un giocatore che abbiamo utilizzato. Non so se Kyle, ok, meglio che Terry. Questo inviamo tutto al club, è tutto buono, tutto interessante. No, non ti ribloccare, per favore, gioco di merda. Ok, siamo tornati ancora, inviamo tutto al club, andiamo con gli ultimi 3 pacchetti, ce la possiamo fare. FIFA, per favore, please. Penso sia un problema della mia applicazione, proverò a installarlo, però. Che palle, andiamo con il pacchetto mega. Pacchetto mega, vediamo cosa troviamo. Un altro verde! Mamma mia, 2 verdi! Assurdo, 2 verdi e un if parted questa volta. Buonissimo. Sportiello, Zealer, vabbè. Andiamo tutto al club che con questo server, con questa applicazione. Mamma mia, ci metto una vita per aprire i pacchetti. Quindi andiamo con pacchetto giocatori oro prime. Un altro verde, sono 3. No, ok. Però la pallina più grossa forse un 83, 84 la porta. Buono. 84 la porta, abbiamo Hernandez, Cicciarito, Areola, Calleon, Fernandez, assurdo, e si riblocca, ma perché? Con 30-40 mila crediti vi fate una quantità di pacchetti incredibili e i crediti ce li fate assolutamente, avete 7.000 circa mi pare crediti liberi, quindi già vi costa 30.000 la sfida, non ce la faccio più veramente, non lo apro il pacchetto, come avete visto. Trovate tantissimi giocatori in tutti quei pacchetti. Adesso, se mi si riblocca il gioco, veramente ve lo metto dopo quando riesco a risolvere questo problema, perché non posso stare mezz'ora per registrare 5 minuti di video, veramente una cosa indecente. Quindi mi sto connettendo ai server. Dai, per favore, resisti. Sono 10 secondi. 10 secondi che devi resistere per aprire un pacchetto. Un unico pacchetto, ti prego FIFA. Dai, please, aggiornamento catalogo. Lo apriamo, l'abbiamo aperto, non si apre ragazzi, ve lo farò vedere più in là perché non si apre, io non ce la faccio più, è stato un video lunghissimo, quindi vedrete adesso la clip dove apro questo pacchetto da 50.000 crediti, mi dispiace non aprirlo in live, ma veramente non posso registrare 70 minuti di video per 5 minuti, quindi speriamo di aver trovato qualcosa, invito a lasciare un bel mi piace perché secondo me ci sta, arriviamo a 100 mi piace per vedere nuove sfide di creazione. Iscrivetevi al canale se non avete fatto, passate al canale Twitch, pagina Facebook, in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.